come si può parlare oggi di calcio? Cioè, spiegami come si può parlare di calcio quando c'è stata una caccia all'uomo per tutta la partita. Dimmi tu, io che cosa ti devo dire della partita che abbiamo abbassato il baricentro? Quello ci può stare. Dal punto di vista tecnico-tattico, tutto ci può stare. Ma abbiamo subito la caccia all'uomo tutta la partita. È una partita di calcio? Di che parliamo? Parliamo di cosa? E c'è chi non l'ha visto. C'è chi non l'ha visto. La cosa che mi disturba è il significato di questa partita di oggi. Io non riesco a parlare di calcio. Non riesco perché non è stata una partita. È stata una guerra. Una caccia all'uomo, ripeto. Quindi come faccio a rispondere? Di che parliamo? Ho detto alla squadra di stare attenti, ma poi queste sono partite in cui vengono per fare questo e ci riescono. Va bene? Ora, chiedo scusa, mi dispiace per insomma, l'agitazione, ma ripeto, ha perso il calcio. Noi siamo sicuramente in finale, questo ci fa piacere, già lo eravamo, ma veramente ha perso il calcio, veramente una cosa indecente. Ripeto, fa male aver visto questo scempio, però insomma, abbiamo passato un turno, siamo in finale nazionale. Io sono arrivato il 26 gennaio e ditemi di voi chi credeva che arrivavamo alla finale nazionale di playoff. Nessuno. Quindi, insomma, adesso ripeto, l'amarezza di noi veniamo qua tutti i giorni, facciamo anche doppie sedute per insegnare calcio, per provare calcio. E poi quando quello che amiamo si trasforma in una rissa di questo genere, dispiace e ogni commento sulla partita è vano, insomma. Voglio fare un plauso, un ringraziamento al pubblico perché è difficile trovare stadi gremiti come questo, con una partecipazione così grande della nostra gente, che c'è stata oggi veramente vicina. E è stata veramente il dodicesimo uomo. Come dico sempre, la nostra squadra, almeno parlo per la nostra, è costituita anche dal pubblico, perché il pubblico vuole quello che vogliamo noi. Io oggi sono stato orgoglioso, uno, della mia squadra, due, del nostro pubblico.